Allora, Massimo Giannini, un primo commento a questa squadra di governo di Mario Draghi. Quali sono le scelte che ti convincono di più e quali quelle di meno? Ricordiamo, 8 tecnici, 15 politici, un capolavoro di equilibrismo politico, secondo me, ma adesso tu mi dirai se sei d'accordo, 8 donne e 15 uomini. Pensavamo, speravamo 50-50, ma non è successo, tanto per cambiare. Allora, dimmi chi ti convince di più, chi di meno, in generale, che No, no, giudizio dai di questo governo? condivido la tua analisi, non so se è storico, perché quello storico è stata un'altra cosa, ai tempi di Moro e di Berlinguer, però è sicuramente un grande compromesso, perché Draghi ha fatto un governo che forse non è il governo che avrebbe sognato se avesse potuto agire a mani libere, però il suo governo lo ha fatto, perché le posizioni chiave sono tutte nelle sue mani. I ministeri fondamentali ce li ha lui, a partire da quelli economici. Daniele Franco al Ministero dell'Economia è una sua estensione, nel direttorio di Banca d'Italia, uomo conosciuto in tutto il mondo dal punto di vista appunto degli assetti economici e finanziari. Poi la stessa cosa si può dire per gli altri tecnici, che vanno da Marta Cartabia, che è una novità assoluta e finalmente potrebbe Ex riuscire presidente della persino Corte della Corte Costituzionale, Costituzionale, potrebbe persino riuscire a alla fare giustizia. una buona riforma della giustizia, magari quella civile ma anche quella penale. E poi le due grandi novità, gli altri due tecnici, che sono quelli che avranno in mano il recovery plan, nella sostanza, transizione ecologica, transizione Certo. digitale, Cingolani da una parte e Colao dall'altra. Due novità che non ci aspettavamo e che effettivamente rispondono direttamente al Presidente del Consiglio. Per il resto, Quindi diciamo economia in generale più gestione del recovery plan in tutte esatto, le sue sfaccettature tutto in nelle mani mano a del Presidente, per Draghi. quello che riguarda l'altra emergenza che il Presidente della Repubblica aveva affidato a questo governo, cioè l'emergenza coronavirus, continuità. Speranza resta al suo Speranza. posto. Questo non era scontato, però è implicitamente il riconoscimento del fatto che il precedente governo su questo fronte non aveva lavorato male. Per il resto è perfetto manuale Cencelli. Lo dico con rispetto, però. Se si vede la divisione tra i partiti, è un bilancino perfetto e in questo senso, concludo, è un formidabile governo del presidente di oggi, ma anche di quello di domani, perché questa è la maggioranza che lo eleggerà realisticamente Presidente della Repubblica. Sì, Prossimo Presidente della dopo Repubblica Mario Mattarella. Draghi. Allora, adesso stiamo correndo un po' tanto, noi ci atteniamo intanto ai fatti di oggi. La tua analisi, qual è Giovanna Pancheri? Anche perché tu, quando eri a Bruxelles come corrispondente per Sky, hai seguito sempre Draghi, allora Sì. Presidente della Banca Centrale Europea, quindi hai avuto modo di incontrarlo, di conoscere lui, il suo stile. Beh, c'è molto del suo stile che si vede nelle cose che non ci sono. Non ci sono vice premier, questo dà un'indicazione su come, ricordava anche Massimo, lui intende in qualche modo gestire poi i dossier principali da solo, senza dover andare a discutere, insomma, troppo con i vari equilibri politici. Non c'è il ministro per gli affari europei. Perché? Perché anche quella è un'altra carta dove evidentemente lui sa che sarà l'unico protagonista e vuole essere l'unico protagonista. Credo che conoscendo anche Draghi si sa che ha pochi diciamo mentori a cui guarda sempre con attenzione. Uno di questi è sicuramente Carlo Azeglio Ciampi. Carlo Azeglio Ciampi nel 1993 fece un governo di questo tipo, cioè un governo all'epoca era metà tecnici, metà politici per mettere insieme una maggioranza diversa nel momento in cui l'Italia aveva grandissime difficoltà. E poi ci dobbiamo aspettare, ma insomma questo lo vedremo, uno stile che è quello che l'ha contraddistinto anche la BCE, anche in questi giorni di negoziati, e cioè di grande discrezione, di grande silenzio. Dicevamo prima, avranno difficoltà forse, i retroscenisti di Palazzo Chigi, non a livello di governo perché i politici ci sono, però di certo Mario Draghi non è un uomo che si fa scappare cose che non deve, Ecco, e diciamo. questo abbiamo già qualora non l'avessero capito, non l'avessimo capito, l'abbiamo appreso in questi giorni di sicuro. Ci torniamo su questo, perché questo è un punto non solo di forma ma anche di sostanza. Andrea Scanzi, allora
praticamente tutti i partiti hanno detto di sì a Draghi, un po' così al buio, esclusa Giorgia Meloni, ricordiamolo, no? Anche i 5 Stelle hanno reinterpellato la piattaforma Rousseau per dire di sì al governo Draghi con grandi mal di pancia. Alessandro Di Battista, che ieri sera ha annunciato che se ne sarebbe andato dal movimento, si chiedeva poco fa: ne valeva la pena? Ne valeva la pena per questo governo? No, se è riferito ai 5 Stelle, sì, se è riferito al Paese. Voi avete già detto tutto su Draghi, che è il vero vincitore di questa lista dei ministri, sia perché si è tenuto per sé o per le persone a lui più vicine i ruoli apicali di questo governo, sia perché è riuscito a usare bene il manuale Cencelli al punto tale che gli stiamo facendo i complimenti persino su quello, che non è una cosa particolarmente nobile, ma va fatta anche quella. Dopodiché, perdonatemi, a livello politico, se io sento da domani continuare a usare l'immagine il governo dei migliori, imbraccio veramente il Kalashnikov, a livello metaforico. Perché non esiste in natura che si... Ma per, molto semplice, perché a livello politico, se il meglio della politica è Brunetta, Gelmini e la Carfagna, allora è bene andare via da questo paese. Io faccio i complimenti ai tecnici, faccio i complimenti a molti dei ministri che c'erano anche nel governo Conte 2, perché ne sono stati confermati 9, e anche qui alla faccia del grande cambiamento evidentemente qualcosa c'era di buono anche nel precedente governo, e sono contento che alcuni siano stati confermati, su tutti la Morgese e Speranza, che sono appena già stati attaccati da Salvini, che nel telegiornale di Mentana ha detto al telefono: beh, però la Morgese e Salvini sarà bene che cambino marcia, altrimenti avranno bisogno di aiuto. Questo tanto per farci capire quello che succederà nelle prossime settimane, quando usciremo dalla luna di miele. E poi, ripeto, a livello politico, io se fossi per esempio i partiti della vecchia maggioranza non esulterei tanto, perché il PD ha ottenuto 3 ministri, neanche una donna, stesso numero. Vabbè, di Forza questo Italia, se i partiti, scusami Andrea, se i partiti non indicano delle ovvio, donne ministro, la responsabilità è loro, è certo, questa è un'aggravante, non do la colpa a Draghi, do la colpa al PD perché ha pure questa aggravante, ne ha presi 3 come Forza Italia. Poi tu mi facevi la domanda di Battista a 5 Stelle: perché dico che non ne valeva la pena per i 5 Stelle? Perché i 5 Stelle avevano il coltello dalla parte del manico, se non ci fossero stati dentro loro non sarebbe partito Draghi, hanno fatto tutto sto gran teatro, il ministero della transizione ecologica, l'abbiamo ottenuto, non l'hanno ottenuto, perché Cingolani non è 5 Stelle, è uno che andava alla Leopolda, Colau non c'entra niente con i 5 Stelle, hanno ottenuto 4 ministri di cui 2 senza portafoglio, e soprattutto governeranno con Brunetta, Gelmini e la Carfagna. Io mi domando se ne valeva la pena. Diciamo che a livello strategico e nel gestire le trattative i 5 Stelle sono tecnicamente delle capre. Lo dico con affetto, ma sono delle capre, perché non hanno sbagliato tutto. Che sei durissimo, Chiara Albanese, non so se anche tu condividi, diciamo, questo giudizio aspro di Andrea Scanzi, e poi soprattutto voglio sapere, questa squadra di governo è un po' anche quella che si aspettavano l'Europa e i mercati? Io, ecco, mi tengo fuori dall'analisi specifica della composizione della squadra di governo, perché per quanto riguarda la percezione del lavoro che ha fatto in questi giorni in modo molto privato Mario Draghi, in realtà tutto risiederà a livello europeo sulle sue spalle. È stato il suo nome, neanche una sua parola, a calmare i mercati, a cambiare la percezione dell'Italia e addirittura a proiettare l'Italia in un ruolo centrale in Europa. A livello internazionale, nel momento non si pensa solo a sarà in grado Draghi di salvare l'Italia, ma sarà in grado Draghi di salvare l'Europa, riportare un po', diciamo, di splendore al progetto dell'Unione Europea, ovviamente ferita da Brexit, dalla campagna di vaccini inceppata. Quindi tutto quanto in realtà poggia sulle sue spalle. La vera domanda per gli investitori, che forse ancora non sanno, è: sarà la politica italiana e la squadra di governo che lui ha scelto in realtà il suo tallone d'Achille? Perché poi conflitti interni potrebbero renderlo vulnerabile. Chiaro, questa è l'altra grande domanda. Massimo Giannini, vorrei che tu replicassi, uno, a questa domanda, se poi proprio questa squadra di governo
diciamo, i politici all'interno del governo Draghi saranno il suo vero tallone d'Achille. Pensi anche tu che, come dice Scanzi, i 5 Stelle siano in realtà i grandi sconfitti, che si siano rivelati essere tecnicamente delle capre, dice Scanzi, e è un governo che ha più tracce di destra o di sinistra o la perfezione appunto dell'equilibrio? Senti, io parto da una frase che mi sussurrò qualche mese fa il capo dello Stato, lo posso riferire, perché disse in un nostro colloquio: io faccio il pane con la farina che mi danno gli italiani, no? Certo. Che è un dato, certo, di fatto. Ha ragione, sì, Andrea Scanzi a giudicare rispetto al livello del governo Draghi. Quando dico governo Draghi mi riferisco alla sua squadra, il livello non è altrettanto elevato del subgoverno politico, lo chiamerei così, esatto, no? È chiaro che c'è un evidente squilibrio, però la politica italiana questo offre. Cioè, i partiti sono arrivati a questa situazione drammatica che ha reso necessario il ricorso all'ennesimo salvatore della patria, che con la politica non ha nulla a che vedere, perché è l'ex presidente della Banca Centrale Europea, perché non erano in grado di esprimere null'altro se non il fragile equilibrio, se mi riferisco al precedente governo, incarnato da Giuseppe Conte, e se no per il resto un'alternativa di destra che non era agibile perché diceva solo al voto, al voto, al voto. Ora che entrano tutti dentro, beh, quelli sono, non è che in politica, certo, ci possiamo inventare, cioè è entrato il vice segretario del Partito Democratico. Quello è il vice di Zingaretti, Orlando. È entrato il vice di Salvini, che è Giorgetti. E poi certo possiamo dire come siamo ridotti. Diciamo che è tutt'altra cosa rispetto a Salvini, Giorgetti, ricordiamo. Non c'è dubbio, no? Rappresenta un'idea di Lega diversa, però questo lo potevamo dire fino a una settimana fa. Adesso Salvini è più giorgettiano di Giorgetti perché è diventato europeista, solidarista. Sì, ma vedo che il suo piglio un po', questo deve fare così, quell'altro sì, con l'aereo, perché per quanto, per quanto la tutto, metamorfosi kafkiana abbia trasformato Salvini da uomo a scarafaggio, la dico appunto in senso positivo, mi riferisco al capolavoro di Kafka, però rimane Salvini. Cioè, quindi è chiaro che anche questi politici stanno lì dentro e cercheranno di agitare il loro vessillo, sperando che non tanto Draghi, perché Draghi secondo me se ne fregherà, ma che gli italiani e i loro elettori se ne accorgano. Però ripeto, è un po' un gioco delle parti, ma dopodiché non incideranno più di tanto su questo governo, perché è il governo dei presidenti o del presidente, che dir si voglia. Andrea Scanzi, eri d'accordo o in disaccordo? Non riuscivo bene a capire dalle tue... No, sono d'accordo, soprattutto nella specifica: bella la parte del governo Draghi, molto meno l'altra, ma non intendevo dire colpa di Draghi o colpa di Mattarella, è colpa del pane, è colpa delle materie che abbiamo, della farina con cui facciamo il pane. Vorrei segnalare due cose a proposito a livello politico. La Lega, ne stavate parlando. Intanto Giorgetti prende il MISE, che è il ministero che finora, nelle ultime due volte, era stato appannaggio dei 5 Stelle, altra sconfitta dei 5 Stelle, ma anche il segnale che la Lega è sempre più a trazione giorgettiana. Io non credo che Salvini sia così contento che Giorgetti prenda sempre più peso, perché Giorgetti vuol dire un'idea di Lega totalmente diversa da quella di Salvini. E visto che nessuno crede veramente al Salvini improvvisamente europeista, secondo me Salvini da qui a qualche settimana ricomincerà a sgomitare. Lo sta già facendo, come vi ricordavo prima. L'altra cosa che vi ricordo così a margine, visto che in questi giorni abbiamo sentito Matteo Renzi dire che aveva vinto perché era merito suo, se era arrivato Draghi, ecco, io faccio notare sommessamente che i partitucci di centro-sinistra, più centro che sinistra, non ha beccato palla, perché Renzi ha mantenuto la Bonetti, che è un ministro senza portafoglio, Calenda niente, Bonino niente. Se Calenda e Renzi sono i vincitori, diciamo, io spero di perdere tutta la vita, perché se questo è vincere avrei un'altra idea, ecco. Giovanna Pancheri, è uscita adesso un'ANSA, perché adesso fioriranno ancora di più tutte queste notizie, pseudo notizie, non so bene come chiamarle, titolo: governo Draghi ai fotografi crepi il lupo, perché quando è uscito dal Quirinale naturalmente c'erano i fotografi, ha parlato e a un certo punto un fotografo ha detto al Presidente del Consiglio Draghi in bocca al lupo, e lui ha abbassato il finestrino e ha detto:
Crepi il lupo. Bene, ha parlato anche Draghi, quindi ha detto qualche cosa. No. Ma rispetto a quello che tu dicevi prima, la differenza nello stile di comunicazione, di parlare solo quando si ha qualcosa da dire, quando è necessario, senza questo chiacchiericcio che è, dispiace dirlo, forse ha anche dei lati positivi, tipico della politica italiana e anche di una buona parte del mondo dei giornalisti nel nostro paese. Ecco, questo cambierà radicalmente, hai detto tu, e sarà un bene, ma lo rispetteranno tutti, perché già questa sera si stanno delineando due piani di governo, quello che, che giurerà domani mattina a mezzogiorno e che ci è stato presentato stasera, quello dei tecnici alto e quello dei politici invece non di grande livello. Io non sono, devo dirvi, però così d'accordo su questo fronte, e voglio solo ricordare, siccome tu prima parlavi di, per esempio, di Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Brunetta. Beh, Brunetta è stato ministro, è un economista, la Gelmini è stata ministro, la Carfagna vicepresidente della Camera, la Dadone dei 5 Stelle è stata ministro, la Bonetti Tagliaviva è stata ministro, Guerini un ministro della difesa riconfermato, insomma non è che Patuanelli, non sono proprio tutte delle così come tu sembravi suggerire. Beh, delle mezze calze. Non ho detto, ma intanto aver già fatti i ministri non significa automaticamente essere stati bravi. Cioè, noi abbiamo gente come Gasparri che è in Parlamento da 30 anni, non per questo direi che è un grande parlamentare. Non è che se uno ha una vecchiaia in politica è bravo, per carità. E poi non ho detto tutti i politici, io ho fatto dei nomi. Se poi tu mi chiedi l'operato di Patuanelli, non l'ho mai criticato. Se mi dici l'operato di Franceschini, ho massimo rispetto. Infatti ho parlato di conferme che mi piacciono, compreso Speranza. Se poi si deve dire in nome dell'unità nazionale che io sono contento di rivedere in Parlamento, di rivedere al ministro, come ministro, uno come Brunetta, di cui ricordo certe frasi mitologiche, beh, non arriva tanto. Io mi ricordo anche la Gelmini, mi ricordo il tunnel dei neutrini della Gelmini che partiva dal Gran Sasso, arrivava, se non sbaglio, in Svizzera, mi ricordo la sua riforma della scuola. Cioè, ragazzi, ricordo un po' di memoria, cerchiamo di averla. Credo sia lecito in questo clima di grande volemos bene dire che Draghi è molto bravo, la politica è fatta da politici bravi e politici meno. E qui sono d'accordo con Giannini, il successo di Draghi ci sarà se Draghi riuscirà a dominare la componente politica, perché i politici non staranno calmi tutta la vita. Lo si diceva anche di Monti, con Monti ha retto 3 mesi, poi sono saltati tutti gli argini. Io mi auguro che non capiti così anche con Draghi. Allora, Monti comunque non aveva politici al governo, però erano quasi tutti tecnici della sua squadra. Questo secondo me rappresenta, a maggior ragione. Quindi rischia ancora di più, secondo me, Draghi, mi verrebbe da dire. Beh, oppure può in qualche modo essere poi il domatore all'interno di un circo molto diversificato. E credo che questo, fra l'altro, segnale della creazione, dell'apertura anche alla politica, sia anche un segnale di rispetto nei confronti del presidente Mattarella. Perché io in questo governo vedo anche la presenza del presidente Mattarella. Non che c'è dubbio. Dopo il suo discorso in cui diede l'incarico al Draghi, i commenti che ci furono in Italia, nei principali quotidiani, furono di una politica che veniva messa da parte, che veniva commissariata dal presidente come se fosse un asilo di bambini indisciplinati, e credo che questa immagine al presidente Mattarella non piaceva, e allo stesso Draghi, perché alla fine riconosce, come ha fatto nel suo discorso iniziale, l'importanza del Parlamento. Quindi credo che insomma ci sia anche questo elemento politico all'interno del suo governo, proprio perché c'è questa necessità di dialogo e di apertura con loro. Ma attenzione, non stiamo parlando di un tecnico puro come poteva essere Monti, ma di una persona che ha anche una grande esperienza politica e lo ha dimostrato sicuramente anche da presidente della BCE. Insomma, non dimentichiamoci che all'inizio i tedeschi non erano, diciamo, felicissimi, una parte, diciamo, dei falchi dell'economia tedesca, invece alla fine abbiamo visto il rapporto che c'è stato con la Germania, anche se ha portato avanti delle misure che ad una buona parte di quella che era, insomma, l'establishment tedesco erano tutt'altro che ben viste. Certo, e tra l'altro adesso il Presidente del Consiglio Draghi è a colloquio con il Presidente della Camera Fico del Movimento 5 Stelle, come sapete. Chiara Albanese, allora tu prima ci dicevi che forse i mercati non si fideranno così tanto della maggioranza di governo di Draghi, si fidano certo di Draghi. Con quali conseguenze? A te chi convince di più e chi di meno? Ecco,
Secondo me la chiave di lettura di questo governo e dell'impatto che avrà sui mercati l'andiamo a trovare nella mancanza di comunicazione che abbiamo avuto direttamente da parte del nuovo primo ministro nei giorni scorsi. Draghi ha molta consapevolezza del suo potere di influenzare i mercati, del suo potere di avere impatto. Quindi secondo me dovremo attenderci una reazione da parte degli investitori e da parte degli altri paesi e di come verremo percepiti dall'estero, e con reazioni esclusive a Draghi stesso. Avremo poche dichiarazioni pubbliche, ci possiamo aspettare poco, e soprattutto le persone chiave che al momento i mercati, gli investitori guardano sono fondamentalmente due: il ruolo del ministro, diciamo, del MEF, a questo punto Franco, come abbiamo detto, un uomo di Draghi, e allo stesso tempo Draghi stesso. Come abbiamo visto, i rapporti con l'Unione Europea li terrà praticamente certo. tenuti a se stesso, e questo fa capire, no, quanto lui si prepara a essere la voce e il viso di questo governo fuori dai confini italiani. Allora, e questo, se posso permettermi, anche un pochino nella scelta dei ministri politici, che non sono persone con una presenza, diciamo, internazionale. Tu diresti che non c'era molto da scegliere, probabilmente, ma dimmi una cosa, Massimo Giannini, il Partito Democratico ha avuto tre ministri come la Lega, come Forza partiti, Italia, certo. Quattro invece ne hanno avuti i 5 Stelle. Ora, pare che all'interno del PD ci sia molto malumore, serpeggia soprattutto sulle chat interne, hanno di che lamentarsi, e farà fatica Zingaretti a tenere insieme il suo partito? Se hanno da lamentarsi, ci dovevano pensare prima, perché nel momento in cui decidi di sostenere questo governo devi sapere che stai dentro l'unità nazionale, il governo di unità nazionale o di solidarietà nazionale, chiamiamolo come vogliamo, e quindi dentro un governo di quel tipo ricordiamoci sempre, questo Parlamento riflette gli equilibri dell'aprile del 2018, il Partito Democratico è una forza del 15%, 16%. Mentre quindi, oggi, in base ai sondaggi, viene dato al 20%. Oggi sta 5 Stelle stanno sotto al 20%, insomma, se si votasse oggi questi equilibri sarebbero sballati. Questi equilibri riflettono una situazione politica che risale a quasi 3 anni fa. Quindi di che cosa si deve lamentare il PD? Io non lo capisco di che cosa, visto che ha deciso di accettare questo schema. In questo schema ciascun partito deve fare ha fatto dei sacrifici. L'unico che ci ha veramente guadagnato, e questo ha ragione Andrea, è indubbiamente chi non c'era prima. E quindi Forza Italia ha fatto 13 al Totocalcio, se la guardiamo soltanto dal punto di vista degli equilibri di partito, perché non aveva niente, ha 3 ministeri. Pur essendo oggi, secondo i sondaggi, la Lega però, diciamo, c'era, aveva già dato il fatto che aveva già governato. Quindi da questo punto di vista, ripeto, nel momento in cui ci stai, e questo vale tanto per il PD quanto per i 5 Stelle, devi sapere che non farai cappotto, perché il cappotto non c'è, il cappotto ce l'ha Draghi, non è il Loden, perché non è Mario Monti, ha un altro tipo di poi indumento. Pare che non lo metta, non lo tanto mette, il cappotto. Non lo usa, avete visto, lui è talmente forte che il freddo non gli fa niente. Non gli fa niente. Senti, Andrea Scanzi, ricordavamo all'inizio della trasmissione che all'opposizione è rimasta solo Giorgia Meloni, che poco fa ha detto: governo dei migliori è un esecutivo di compromesso che rispolvera buona parte dei ministri di Giuseppe Conte. E Giorgia Meloni dice: mi chiedo se i cittadini, gli imprenditori, i lavoratori e tutte le persone in difficoltà si sentano rassicurate da questa immagine di nuovo governo Draghi. Tu cosa risponderesti?
Penso che molti italiani, quasi tutti, siano rassicurati da Draghi come persona e sperino in una sorta di potere taumaturgico di Draghi, perché siamo così stremati che abbiamo bisogno di credere in qualcuno, e Draghi è sicuramente un grande talento. A livello politico, la Meloni, le riconosco di essere stata l'unica coerente nel centrodestra. La Meloni ieri ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano ricordando che avevano firmato una sorta di patto antinciucio nel centrodestra, cioè mai governare con PD e 5 Stelle. L'unica che lo ha rispettato è la Meloni. Si può dire che ha sbagliato, che non ha avuto il senso dello Stato, però la Meloni è inattaccabile da un punto di vista di coerenza. La Meloni rischia anche molto con questo governo, perché si gioca tutto, non voglio dire sul fallimento del paese, ma sul fallimento di Draghi sì. È del tutto ovvio che se Draghi funziona, e noi tutti lo speriamo, beh, a quel punto la Meloni fra 1 o 2 anni è molto ridimensionata. Riprende forza Forza Italia e riprende forza la Lega, che ce l'ha già, ma era in qualche modo un po' sabotata ultimamente dalla Meloni. Di contro, se Draghi fallisce, beh, nel 2022-2023 la Meloni può fare filotto. Per quanto riguarda le trattative, io ho ascoltato bene Massimo. Scusa, però secondo me, Andrea, scusami, a proposito di opposizione, scusa. Potrebbe nascere un'altra forza di opposizione da una spaccatura del Movimento 5 Stelle? No, perché l'unico che la potrebbe fare è Di Battista. Di Battista lo conosco abbastanza bene da sapere che non ci pensa neanche lontanamente di fare un partito, una forza tutta sua. Se lo conosco un po', si metterà a fare il giornalista, lo scrittore, il reporter, quello che vuole, e tornerà a fare politica se i 5 Stelle torneranno quelli di 10 anni fa, cioè mai. Però non credo, e ti dirò anche, sono pronto a essere smentito, io non immagino un grande esodo, perché per rompere con i 5 Stelle o con qualsiasi forza politica serve coraggio e serve anche rinunciare in qualche modo a qualche poltrona. Voi ve la immaginate una Lezzi o un qualche talebano ortodosso, chiamatelo come volete, che stacca la spina a rischio di non avere nessun tornaconto, addirittura a rischio anche di andare nel gruppo misto? Io non credo, potrà capitare 2 o 3 senatori, la stessa Lezzi, ma secondo me quest'esodo non ci sarà, perché i 5 Stelle ci sono voluti essere e pregavano in aramaico che ieri vincesse il sì, come ha vinto. E infatti hanno fatto una scritta, insomma, il quesito su Rousseau era un capolavoro, sì, era un riassunto un capolavoro più o meno era di incomprensibilità, sì, mettiamola così, ma anche di tendenziosità, perché era, come certo, dire, volete certo votare sì o siete tutti scemi, insomma. Allora, così, rapidissima, Chiara Albanese, poi dopo sento anche voi, su Salvini e la Lega, che sono appunto dentro la maggioranza Draghi, ma chi si fida a livello europeo e internazionale ancora della Lega? Beh, abbiamo avuto Draghi, abbiamo bisogno ancora di un po' di suspense nel mondo della politica, no? Draghi è una certezza, Salvini è un po' il peperoncino che ci lascia, che ci dà quel gusto particolare. È un ottimo punto di domanda. Al momento lui fa parte di questo governo, ha l'onore ma anche l'onere di giocare queste carte. Quanto durerà è chiaro che rimane un punto molto, molto aperto. È un grande punto di domanda. Giovanna Pancheri, diciamo che Draghi gestirà in parte del tutto anche la politica estera, anche se ha riconfermato Di Maio, anche perché ricordiamolo, alla Lega viene a mancare un forte alleato come era Trump, e invece un grande nuovo alleato che è Joe Biden, nuovo presidente americano. Siccome tu hai appena pubblicato questo libro intitolato Rinascita americana, ecco, sarà una rinascita anche per l'Italia e i suoi rapporti con gli Stati Uniti? Beh, l'augurio è questo. In realtà non c'è bisogno di una rinascita dei rapporti fra Stati Uniti e Italia, perché, come ricordavi, comunque tra Conte e Trump c'era sicuramente, diciamo, un rispetto reciproco, un rapporto positivo, quindi si cambia attori, e gli attori che ci sono adesso sono attori che si conoscono e che hanno già in passato mostrato stima reciproca. Si racconta che Obama diceva ai suoi consiglieri economici, quando c'era la crisi in Europa, di guardare a quello che faceva Draghi, però attenzione, perché Draghi riesce ad essere trasversale per degli Stati Uniti. Donald Trump, nel suo momento di maggiore confronto con Jerome Powell, il capo della Federal Reserve, gli disse: ci vorrebbe un Draghi. Ma guarda te. Massimo Giannini, posso chiederti quanto dura questo governo Draghi? Ma come dicevo prima, se non succedono stravolgimenti, io non li credo possibili, arriverà fino alla scadenza di Sergio Mattarella. Quindi saranno buoni Draghi i partiti, sì, praticamente. Penso di sì. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché una delle novità, forse
insomma, una delle più rilevanti è il Ministero della Transizione Ecologica. Ma che sfide ha davanti a sé questo Ministero? Ce lo racconta Pagliaro, guardate. Messa provvisoriamente da parte la resilienza, tra le parole d'ordine della nuova stagione politica s'avanza la transizione ecologica, formula magica di cui si è servito anche Beppe Grillo per convincere i riottosi del suo movimento ad appoggiare Draghi. Transizione ecologica è, tra le altre cose, il titolo di un bel libro pubblicato nel 2015 dalle edizioni EMI e scritto da Gaël Giraud, economista, matematico, esperto di finanza, gesuita. Sostiene l'autore che il passaggio dal consumo di energie fossili a un'economia meno inquinante starà ai prossimi decenni come l'invenzione della stampa sta al XV secolo o la rivoluzione industriale al XIX. La svolta sarebbe urgente perché quando avremo prelevato la totalità delle riserve di petrolio, carbone e gas, le emissioni di CO2 avranno reso la Terra inabitabile tranne che per i tardigradi e altri batteri. All'appuntamento con la transizione ecologica il nostro paese non arriva del tutto impreparato. Abbiamo da anni un Ministero dell'Ambiente con un dipartimento ad hoc, siamo terzi in Europa per utilizzo di energie rinnovabili. Grazie a generosi incentivi fiscali, milioni di italiani stanno provvedendo alla ristrutturazione e riqualificazione energetica delle case in cui vivono. Secondo un report del G20, l'Italia ha sinora erogato un totale di circa 500 miliardi di dollari in stimoli per la conversione ecologica della sua economia, ma questo sforzo è stato in gran parte vanificato dai sussidi a prodotti e imprese ad alto impatto inquinante. Ora ci sarà una regia unica e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrà rispondere ai requisiti green richiesti dall'Europa. Occorrerà mettere da parte la logica prevalentemente finanziaria con cui fino ad oggi si sono gestiti anche i bilanci degli stati. Una bella sfida per il banchiere Draghi.